Buongiorno readers, io sono Jo e voi state guardando Jo Reads. Salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo video che forse vi risulterà strano perché ultimamente non faccio tanti unboxing qui sul canale, soprattutto perché già vi parlo dei libri che acquisto ormai praticamente quasi sempre su internet nei book haul. Quindi non mi va magari di ripetermi facendo anche un unboxing, anche perché solitamente se ordino da Amazon o comunque libri nuovi sono quasi sempre in ottime condizioni, quindi non c'è neanche bisogno di discuterne. Ma quest'oggi invece abbiamo un pacco di libracce. Come sapete, per i pacchi di libracce che non siano libri nuovi c'è sempre da dare un feed un po' al loro servizio sui loro libri usati. Questi libri sono frutto di un regalo che volevo farmi questo mese, perché nel mese di aprile, tranne quei due libri che ho comprato a tempo di libro, non ho speso neanche un euro in libri. A maggio non mi ero ancora comprata nessun libro, quindi ho pensato di recuperare togliendomi qualche sfizio di qualcosa che volevo da libraccio, appunto. Sono tutti libri usati tranne uno e speriamo in bene. Anzi, altra premessa a quest'ordine: perché ho fatto quest'ordine? Cioè, volevo comunque fare un ordine, ma magari non l'avrei fatto su libraccio, l'avrei fatto su Amazon. L'ho fatto su libraccio perché, come voi sapete, è da tanto tempo ormai che cerco di completare la mia collezione di libri di Shadowhunters nella vecchia edizione, che comunque non mi piace tanto, però è meglio di quella nuova, insomma. E visto che ho iniziato a prendere i cartacei e volevo completarla. Sempre se mi seguite sapete che c'era un libro che risultava introvabile ovunque, ed è La principessa fra l'ultimo libro delle origini di Shadowhunters. Voi sapete che Shadowhunters è il mio guilty pleasure, un po' come Pretty Little Liars per le serie TV. Nonostante comunque Pretty Little Liars ormai sia la presa in giro delle serie TV talmente insensato, ma io continuo incessantemente a guardarlo, mentre Shadowhunters ha comunque almeno una trama coerente, dei bei personaggi, niente, mi piace, proprio il mio guilty pleasure, e volevo completare la mia collezione. E tutto questo per dirvi che ovviamente su libraccio c'è questa possibilità, se un libro è esaurito, di mettere la campanella di avviso qualora questo libro dovesse tornare. E ovviamente nuovo non poteva essere perché l'hanno ritirato dal mercato, ma io speravo che qualche anima pia nell'universo lo vendesse e che appunto a me sarebbe arrivata la campanella e avrei potuto acquistarlo. E così è stato. Una mattina mi sveglio, in questa bellissima mattina mi arriva la campanellina di libraccio che mi dice: ehi, vuoi la principessa di Shadowhunters per completare finalmente la tua collezione, visto che non lo trovi da nessuna parte? Io sì, lo voglio. E quindi ho fatto quest'ordine principalmente per quello. Poi ho aggiunto qualche altra cosina che volevo, ma adesso basta parlarne. Guardiamo il pacco. Questo è il pacco, è arrivato ieri pomeriggio, ma io ero da Google, quindi l'ho tenuto chiuso solo per voi. E adesso lo apriamo insieme, ovviamente muniti di forbici. E speriamo, perché qualora dovesse arrivare rovinato e io dovessi restituirlo, sarebbe un colpo al cuore più duro di quanto effettivamente penso che potrei sopportare. Ok, pacco aperto. E adesso mettiamo dentro le mani. Ovviamente ho preso altri libri, sì, mi pare fosse chiaro, non solo La principessa. E vediamo cosa c'è. Allora, innanzitutto, il primo libro che ho preso è... che tra l'altro, guardiamo subito le condizioni, mi sembra messo bene, nonostante tutto. Sì. Ha solo un po' le pagine ingiallite. Ed è praticamente, sì, magari vi dico di cosa si tratta. Si tratta delle ore di Michael Cunningham. Praticamente questo libro lo volevo da un sacco, da quando è uscito il film con Meryl Streep, ma io non l'ho visto, perché volevo leggere prima il libro. Le protagoniste delle ore di Michael Cunningham sono tre donne. Una famosissima donna che forse avete riconosciuto già dalla cover, si tratta di Virginia Woolf, una scrittrice che sta tentando di demonizzare la sua scrittura. Chi conosce la scrittura di Virginia Woolf e la sua storia personale lo sa, era un'autrice che soffriva di bipolarismo e è una delle protagoniste di questo romanzo, e la sua storia si intreccia con quella di altre due appunto due donne. Una è un'editrice newyorkese dei giorni nostri che sta tentando anche lei di capire come far funzionare la sua vita quando il suo unico, forse grande amore della vita, sta morendo di AIDS, e un'altra è una casalinga, mi pare californiana, anche lei con la sua storia personale, insomma. Queste tre donne hanno qualcosa in comune, forse appunto la letteratura, quella letteratura che poi non farà altro che ricondurle alla grande scrittrice che è Virginia Woolf. E è uscito il film, mi hanno detto che è veramente molto bello, ma io ovviamente volevo leggere il libro. Da buona bookworm, da buona lettrice, volevo leggere il libro prima di vedere il film. E ecco Le ore di Michael Cunningham. Questo io l'ho pagato 4,86 €, costa 9 euro nuovo, è un libro incredibilmente piccolo, sono
168 pagine. Infatti non so come tutta questa grande vicenda che sembra narrata possa essere condensata in solo 168 pagine, ma non vedo l'ora di scoprirlo. È edito dai Bompiani nella collana dei Tascabili e questo è il mio primo libro. Le condizioni sono ottime, devo dire, il libro è stato tenuto molto bene, penso che è stato letto solo una volta, in più è di quelle edizioni belle floppy, quindi come direbbe Arianna, mi ha insegnato a distinguere le edizioni floppy da quelli non, e che comporta che la costina non si distrugga durante la lettura. Quindi Le ore di Michael Cunningham. Il secondo libro che tiro fuori dal pacco, intanto vista la principessa ve lo tiro fuori dopo, è la tredicesima storia di Diane Setterfield. E io volevo questo libro da tantissimissimo, però non mi piaceva tanto la cover italiana, cioè non mi decidevo mai, ero sicura che l'avrei comprato con quella cover per forza perché volevo leggerlo, però poi ho visto che un ragazzo su Facebook vendeva questa edizione e l'ho contattato per avere più informazioni, però la vendeva onestamente a un prezzo altissimo, cioè molto più alto della metà del prezzo di copertina, che è più o meno l'indice in cui dovrebbero essere venduti i libri usati. E quindi ho deciso di prenderla su Libraccio, anche perché vabbè, voi sapete, le ordini su Libraccio comunque si ha una certezza in più, puoi restituire il libro se non ti arriva nelle condizioni che vuoi, è una certezza che comunque ti arrivi perché arriva col corriere, non è un piego, quindi alla fine ho deciso, mi costava anche di meno su Libraccio, già avevo un ordine da fare, di appunto prenderlo in quest'ordine sul braccio. Devo dire, le condizioni del blocco libro in sé sono ottime, le pagine non sono neanche ingiallite, è tenuto molto bene, qui sono cancellati tutti i prezzi quindi non ho idea di quanto costi, ma dovrei avere la bolla. Questo libro costava 12 euro prezzo completo, io l'ho pagato 6,48, tra l'altro è un'edizione speciale che ha fatto la Mondadori di questo libro e la copertina mi piaceva tantissimo. Purtroppo, ecco, se il blocco libro è in condizioni perfette, la costina, come potete vedere, è comunque rovinata, però è un libro che è stato letto fondamentalmente, quindi per questo la costina è rovinata. Mi dispiace un po' perché comunque in libreria si noterà la costina rovinata, però fa niente, insomma, il libro è tenuto bene d'altronde. E anche nella copertina ci sono alcuni graffiti, non so esattamente da che cosa derivino, però si notano molto di meno questi, ecco, forse la grande pecca di questo libro è la costina. Però ovviamente è un libro usato, devi aspettarti che non sia perfetto, insomma. La protagonista di questa storia è Margaret Lee, è una libraia che si occupa soprattutto di biografie. Un giorno entra nel suo negozio una scrittrice che Margaret apprezza particolarmente e le chiede di scrivere la sua biografia. Le due donne si incontrano e passano diverse serate nelle quali appunto questa scrittrice racconta tutta la storia della sua vita in modo che Margaret possa scrivere la biografia. E Margaret è sempre più risucchiata nel vortice delle storie di questa scrittrice e soprattutto nel vortice di quella che sarà appunto la tredicesima storia, ovvero la storia mai narrata sulla famiglia di questa scrittrice. È un libro, è proprio il mio genere di libro, è misterioso, si parla di scrittura, di libri, e quindi è proprio il mio genere, devo dire. Lo volevo leggere da tantissimo, sono contentissima di averlo trovato in questa edizione che mi piace da morire, mi piace solo un po' per la costina, però devo dire che tutto sommato sono soddisfatta. Sto per tirare fuori la principessa, speriamo sia conciato bene. Allora, ecco la principessa di Shadowhunters e devo dire che è praticamente perfetto. Oddio, colpo al cuore, che bello! La costina è perfetta, la copertina è perfetta, non ha un graffio, non ha un segno, ecco. Allora, qui non so se vedete, ma non è che mancano delle pagine, no, vero? Perché ci sono nel blocco libro come sembra quasi che non siano state incollate le pagine, se non vorrei che effettivamente mancassero. No, vero? E non vorrei che mancassero delle pagine. Adesso farò poi un controllo più approfondito, ma comunque non mi pare. Non mi pare, speriamo in bene. Però il libro è tenuto in ottime condizioni e finalmente posso completare la collezione del mio guilty pleasure, che è appunto Shadowhunters. Io ho letto, come sapete, la prima saga e mi manca la trilogia delle origini, ma non potevo iniziarla senza avere il terzo capitolo. Il prezzo era 12 euro, io l'ho pagato 6,48, quindi comunque a metà del prezzo di copertina. Qualora non dovessero effettivamente mancare delle pagine, che adesso ho l'ansia, ma spero di no, è tenuto in perfette condizioni, sono contentissima di aver completato la mia collezione. Ragazzi, non potete capire la contentezza che sto provando in questo momento, non sempre, ma sono molto contenta. L'ultimo libro invece che ho preso è nuovo, quindi mi aspetto che sia effettivamente in condizioni perfette, e si tratta della profezia dell'armadillo di Zero Calcare. Non è un libro, beh sì, è un libro, però è una graphic novel. Volevo già iniziare a leggere Zero Calcare, forse sono una delle poche persone in questo universo che non ha ancora letto niente di Zero Calcare. Sono mesi che dico compro qualcosa, ma cosa compro non lo so.
quando ho visto questa edizione nuova appunto l'Artist Edition della Profezia dell'Armadillo a tempo di libri, volevo comprarla per il firmacopio di Zero Calcare. Poi però quel giorno è stata una giornata super frenetica, quindi fra incontrare persone, poi abbiamo mangiare insieme, poi andare agli eventi, così ci siamo persi il firmacopio di Zero Calcare e non l'ho presa in quell'occasione. E anche per il prezzo avevo deciso comunque di risparmiare qualcosa e prenderla su internet. Su Libraccio c'era il 15% e appunto ho deciso di prenderla, e casualmente è uscita anche per il GDL del mese di giugno. Io comunque l'avrei letta a prescindere, che è appunto tema graphic novel. Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui linkato su nelle schede, e però sono contenta appunto perché ce l'ho già in mano. E niente, questa è in perfette condizioni, ma è nuova quindi me l'aspettavo. E l'ho pagata appunto col 15%, costa 18 e l'ho pagata 15 qualcosa. Bene ragazzi, questo unboxing è finito, lo scatolone è vuoto, avevo preso solo 4 libri, anzi ad essere onesta ne avevo ordinati 5. Uno era Your Name, il romanzo che avevo trovato usato, però alla fine il libraccio non è riuscito a reperirmelo, io non volevo aspettare ancora di più per quest'ordine, quindi ho deciso di cancellarlo e farmi arrivare solo questi 4 libri. Eventualmente vedrò se c'è ancora usato sul sito eccetera, però prima volevo vedere l'anime, anche perché ho visto consigliato a tutti prima di vedere l'anime e poi leggere il romanzo per la prima volta. Quindi niente, aspetterò. Io spero comunque che questo piccolo unboxing vi sia piaciuto, sono già 15 minuti che parlo, com'è possibile? Tutto sommato io sono molto soddisfatta dei libri, mi dispiace un po' per la costina della 13ª storia, però non si può tenere tutto alla vita. Lo so che sono una rompipalle, ma io ci tengo particolarmente ai libri, quindi ci tengo che siano in condizioni perfette. Sai, quando vai a Libraccio nei negozi, meno male puoi selezionare tu i libri che prendi, quindi scegliere le condizioni più idonee a te per quel tipo di libro. Mentre quando ordini sul sito, il primo libro che hanno loro te lo mandano. E quindi niente, in ogni caso sono molto contenta di quest'ordine, soprattutto perché veramente ho preso tutto a metà prezzo e ho comunque scontato, vedi La Profezia dell'Armadillo, quanto sto parlando non riesco a smettere di parlare. Il video finisce qui, qualora vi fosse piaciuto lasciate un pollice in su che è sempre molto apprezzato, se vi va iscrivetevi al canale cliccando sul tondone qui di fianco, se non siete ancora stanchi della mia voce c'è anche il link al mio video precedente ancora di fianco al tondone e qui sotto tutti i social dove potete stalkerarmi dovunque vogliate. A me non resta che mandarvi un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!